Cari amici e cari amiche di Total Photoshop, ben ritrovati. In questa puntata vedremo come esportare dei contenuti di un PDF in Excel. Ma andiamo subito a vedere come fare. Eccoci qui di fronte ad un impaginato realizzato in InDesign. Noi abbiamo la necessità di recuperare i dati presenti nella tabella a pagina 5 perché abbiamo la necessità di giocare con i numeri e di inserire delle nuove voci. Come fare? Riscrivere tutto da capo? Assolutamente no. Selezioniamo la nostra tabella, tasto destro, esporta selezione come, andiamo a scegliere quella che è la nostra destinazione, quindi mettiamo una nuova cartella, scriviamo file Excel, così almeno non ci sbagliamo, creiamo la nostra cartella, andiamo a dare il nome al nuovo file che andiamo a creare e scriviamo tabella e ovviamente attenzione al formato che in questo caso sarà un bel Excel, quindi dobbiamo spuntare la voce cartella di lavoro di Excel. Andiamo subito a salvare. Il sistema ha rielaborato e andiamo a vedere cosa abbiamo fatto. Quindi andiamo ad aprire la nostra cartella file Excel, ecco qui il nostro contenuto e vediamo cosa è venuto fuori. E voilà! Come avete potuto notare, i contenuti, quindi i dati presenti nella nostra tabella, presente nel nostro PDF realizzato da un impaginato di InDesign, sono qui in Excel, suddivisi nelle varie colonne, che c'è un'operazione assolutamente molto comoda, soprattutto se dobbiamo lavorare con Excel, con i dati, con le statistiche, eventualmente con le formule. Abbiamo visto che è stato mantenuto anche in qualche modo il layout. Ovviamente questo non è sempre possibile, nel senso che alcune volte questa esportazione crea alcuni problemi, ma niente di grave, non sono problemi nei dati, ma semplicemente nel layout o alle volte nei decimali. Però andiamo a vedere adesso cosa può succedere, cosa succede nel caso in cui vorremmo esportare una tabella da un PDF derivante da un Word. Andiamo subito a vedere. Ci spostiamo su Acrobat, andiamo a prendere un altro file PDF a disposizione, andiamo a prendere quella che può essere una tabella assolutamente in realtà quasi incomprensibile perché si tratta di dati legati al mondo della musica. Cerchiamo di selezionare in qualche modo, se c'è possibile, i contenuti di queste tabelle. Ecco qui, scusate l'attesa. Selezioniamo ovviamente i dati di interesse, tasto destro, esporta selezione come e ci ritroviamo nella stessa identica situazione di prima, con l'unica differenza che dobbiamo anche in questo caso andare a stabilire che tipo di esportazione vogliamo fare, quindi trasformare questa tabella in Excel, chiamiamola tabella 2, così almeno non la confondiamo e non la sovrascriviamo a quella precedente, andiamo a salvare e andiamo a vedere assolutamente cosa abbiamo ottenuto. Chiudiamo questa qui che era la precedente, andiamo a riaprire e a cliccare su tabella 2. Ecco qui. Come vedete in questo caso abbiamo avuto qualche problema in più nel layout, ma semplicemente perché? Perché si trattava di tre tabelle distinte. Poco male. Sappiamo benissimo che con Excel siamo in grado di spostare comodamente le varie celle, quindi piuttosto che scrivere tutto a mano abbiamo già i nostri contenuti nel file in Excel pronto all'uso e pronto ad un'eventuale nuova sistemazione. Adesso andiamo a vedere cosa succede in realtà nel caso in cui noi abbiamo ottenuto o abbiamo ricevuto da un cliente o dai colleghi un PDF realizzato da un Excel che però non è in nostro possesso. Noi per esempio dobbiamo modificare dei dati o dobbiamo reinserirlo in un altro Excel, quindi copiare delle voci in un altro Excel. Come fare? Andiamo a vedere. Ritorniamo nel nostro Acrobat, andiamo a prendere questo bel PDF e andiamo a vedere cosa possiamo fare. Andiamo su File, registra come altro ed ecco qui foglio di calcolo. In questo caso andiamo a selezionare ovviamente cartella di lavoro Microsoft Excel,
Qui abbiamo la possibilità di impostare, oltre al formato che vabbè, l'abbiamo già stabilito, degli altri parametri, quali per esempio il fatto che se vogliamo decidere che tutti i dati vengano esportati in un singolo foglio di lavoro o in più fogli di lavoro, a seconda ovviamente anche di quante pagine è costituito il nostro PDF. Poi abbiamo la possibilità di attribuire delle impostazioni in caso di valori numerici e abbiamo la possibilità di stabilire impostazioni legate all'OCR, che vi ricordo essere un sistema di riconoscimento del testo. Mi permette ovviamente di sistemare e di impostare anche la lingua. Lasciamo i parametri così come sono, confermiamo con OK. E andiamo a salvare ovviamente la nostra nuova tabella in Excel come tabella 3. Nella nostra cartella file Excel andiamo a salvare e andiamo a vedere cosa succede. Chiudiamo la precedente, andiamo a riaprire. Ce l'avevamo già aperto qua. Ok. Ed ecco qua, anche in questo caso è stato mantenuto addirittura proprio lo stesso layout, c'è qualche correzione da fare, diciamo, in quelli che sono gli allineamenti, ma poco male, possiamo tranquillamente iniziare a lavorare già addirittura sui nostri contenuti. Per cui assolutamente importante, con Acrobat 11 Professional possiamo tornare a quelli che sono o i file d'origine oppure cercare di importare dei dati, soprattutto dei dati ovviamente contenuti in tabelle, in quello che è l'Excel, che è in assoluto un sistema, un software molto utile per la gestione soprattutto di dati numerici, formule, eccetera. Quindi Acrobat 11 Professional anche in questo caso ci viene incontro per facilitarci il lavoro e rendere più fluido il nostro proprio lavoro, il nostro flusso di lavoro. Per questa puntata è tutto. Io, come sempre, vi lascio con il motto di antempo al tempo senza perdere tempo e infatti in pochissimi secondi vi suggerisco di registrarvi alla nostra newsletter, tanto è gratuita, in modo tale che avrete subito a disposizione, sarete subito aggiornati su quelle che sono le news di Total Photoshop. E in più vi suggerisco di comunicare con noi attraverso i social network, di cui trovate tutti i suggerimenti e le indicazioni nei pulsantini qui sotto. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi saluto con un grandissimo ciao!